Buon lunedì a tutti e ovviamente buon inizio settimana. Quest'oggi più o meno verso le 13:30 è uscito un nuovo video, non perdetelo, lo trovate qui sul canale oppure ve lo lascerò nelle schede o comunque in descrizione del video. E adesso cominciamo il nuovo anno con il Parma, sì, perché siamo volati ufficialmente in Serie B e quest'oggi si parla di calcio mercato. Raga, vi ricordo che se volete acquistare il gioco a prezzo bassissimo passate da Instant Gaming, potete trovare il gioco a 30 euro circa ed è un sito sicuro ed affidabile al 100%. Saluto gli ultimi due che hanno messo mi piace in una mia foto di Instagram, che sono Andrea Cataliotti 04 e Edoardo 4. Quindi li saluto entrambi e vi ricordo che se volete essere salutati anche voi in un prossimo video dovete seguirmi su Instagram e mettere mi piace alle mie foto. Bene a tutti ragazzi e bentornati qui sul mio canale con la carriera su Football Manager 2017 con il Parma. Siamo al secondo anno e ovviamente quest'oggi andremo a cominciare le prime trattative per il nuovo anno, per l'anno di Serie B. Allora, sono andato all'1 luglio, ho saltato tutto il mese di giugno perché c'è davvero pochissimo a farvi vedere. Sono arrivati diversi giovani in scadenza di contratto che hanno svincolato le grandi squadre. Sono arrivati Soleri, Amadi, Kosnic, che abbiamo preso lo scorso anno a parametro zero e scadenza di contratto, dalla Reggiana, un ottimo difensore centrale. Ho preso Coccolo, non ve l'avevo fatto vedere, ma ho preso Coccolo, che era in scadenza dalla Juve, un ottimo terzino che ovviamente straconsigliato voi. Ovviamente sono arrivati anche Kisling Boateng, uno dei fratelli della famiglia Boateng, classe 94 del Bari, ex Milan. È arrivato Gabriele Bove e basta, sono questi i giocatori che sono arrivati. In più ho fatto un'offerta allo svincolato Antonio Cassano. A 34 anni non prende tantissimo di stipendio, però secondo me Cassano sulla tre quarti nelle gare decisive potrebbe darci una grandissima mano, soprattutto anche come esperienza, perché è davvero un giocatore molto importante. In più per lui sarebbe anche un ritorno al Parma. Però non sono ancora sicuro di chiudere la trattativa perché ha comunque sempre 34 anni. E io, per come sono fatto io, questi tipi di trattative non le ho quasi mai fatte. Però chi lo sa, Cassano potrebbe essere secondo me un buon acquisto. Fatemi sapere voi cosa ne pensate. Ovviamente se non lo prenderò prima della fine di questo episodio, se lo prenderò, scrivetemi cosa ne pensate di questo giocatore. Ho dato un'occhiata a tutti i parametri zero, a tutti i giocatori che le grandi squadre, sia di A ma anche di B, hanno svincolato, e ho chiesto ai nostri osservatori di capirne di più se il giocatore è disponibile magari in un trasferimento e se è un giocatore valido per la nostra squadra. Qualcuno comunque mi ha scritto prendi Boateng, ma io l'avevo già preso in un episodio precedente. Ecco qua, questi sono i giocatori che sono arrivati prima del nuovo mercato. Anche il Metz, squadra della seconda liga francese, ha fatto un'offerta per Antonio Cassano. Allora, calma. Allora, la società ovviamente è contenta del nostro andamento, c'è l'aggiornamento mensile sulle finanze e vanno bene così, non abbiamo tantissimi soldi. La Juve ci offre Brignoli, è un giocatore sotto contratto ancora, però non prende tantissimo. Secondo i nostri osservatori, qualche dubbio, ma può valere la pena seguirne lo sviluppo. La Juve ha svincolato Andres Tello, il colombiano centrocampista. Secondo me è un ottimo talento, io quindi faccio subito un'offerta per questo giocatore. Ok, Tello non ha accettato. Allora, è svincolato Paolino De Ceglie, un giocatore esperto, non fortissimo, però un giocatore esperto. Purtroppo dicono che non ha intenzione di trasferirsi definitivamente, però noi ci proviamo. Non è interessato, ovviamente. Vinicius, terzino, ex Lazio, giovane, brasiliano. Proviamo ad offrire il contratto a lui, che ha accettato le prime proposte contrattuali. Sono riuscito ad offrire il contratto a Vinicius, ex Lazio, però non so ancora se lo prenderò. Anche il Thun, ex squadra che ha eliminato il mio Palermo in Europa League tanti anni fa, ha fatto un'offerta per Antonio Cassano. Per Ciciretti, un giocatore straordinario del Benevento, il Benevento chiede quasi 2 milioni in complessivo. Sono riuscito a fare un'offerta per Riccardo Orsolini, il giocatore ex Ascoli, che in realtà è stato acquistato dalla Juve con un precontratto. Secondo me potrebbe essere un ottimo acquisto, dalle statistiche però non è che sia proprio strabiliante. E quello che mi preoccupa è quell'integrità fisica 10-13. Sono riuscito a offrire il contratto ad un giocatore che mi piace veramente tanto, che purtroppo non so se nella realtà diventerà un fenomeno. Questo giocatore è Eddy Niaoré, giocatore su cui il Palermo stava puntando un paio di anni fa, se non sbaglio 2 anni fa.
poi è stato acquistato dal Napoli, se non sbaglio, mandato poi in prestito, ma ha giocato poco. Secondo me potrebbe essere un ottimo rinforzo, soprattutto in prospettiva, un buon giovane da far crescere, come abbiamo fatto con tipo Gianluca Scamacca. Sui giocatori giovani, mister Malesani barra Kundispa sa lavorarci bene. Quindi ho offerto il contratto a lui. Ho provato a contrattare con Matteo Mancosu, anche lui svincolato, purtroppo però non ha accettato la nostra proposta contrattuale. Giocatore ex Bologna, ex Trapani, ex Carpi, se non sbaglio, davvero un ottimo attaccante, poi non è neanche vecchissimo, ha 32 anni. Poteva darci una mano, purtroppo ha rifiutato. Ho provato ad offrire il contratto anche ad Emanuele Terranova, ex Sassuolo, anche lui svincolato, ma nulla da fare. Dobbiamo pensare che non possiamo spendere tantissimo per i giocatori, già che li prendo svincolati, ma anche come budget per gli stipendi non abbiamo tantissimi soldi, quindi dobbiamo far di tutto per strapparli al minor prezzo possibile. Allora, il Brescia vuole prendere Pinamonti. Io Pinamonti lo prenderei, ma soltanto in prestito. Poi non avremo neanche soldi per prenderlo del tutto. Ho chiesto informazioni per Rossi, ma nulla. Zonta è un centrocampista dell'Inter, molto giovane. Prenderebbe anche molto poco di stipendio. Ed è un giocatore che comunque mi avete straconsigliato molte volte, quindi proveremo a prenderlo. Andreoli non è intenzionato a trasferirsi. E Di Gennaro invece dicono che sarebbe un acquisto importantissimo. Sarebbe da acquistare a qualunque costo. Lo penso anch'io. Di Gennaro su questi giochi è comunque molto forte. Nella realtà purtroppo mi ha dato un po' fastidio, perché indossava la maglia numero 10 del mio Palermo ed è stata un po' sconsacrata quella maglia negli ultimi anni, quindi una cosa che mi ha dato fastidio. Però un ottimo giocatore. Attenzione raga, perché Di Gennaro ha accettato la nostra offerta. Quindi Di Gennaro potrebbe essere il nostro primo acquisto davvero di esperienza che può servire alla squadra. Siamo riusciti ad offrire anche il contratto a Zonta. Chissà come andrà a finire. Per Vinicius io sono ancora un attimo perplesso per questo acquisto, perché è un buon terzino, però è giovane. A me interesserebbe prendere un terzino un po' più di esperienza, perché su quella fascia già siamo, tra virgolette, coperti, possiamo dire così, anche se non è che siamo proprio coperti, con Kukoc e Nunzella. Quindi aspetterei ancora un attimo per Vinicius, voglio pensarci bene, perché comunque è vero che lo prendiamo a parametro zero, ma è un giocatore che prende 180.000 di stipendio. Incredibile, ma vero, ma riusciamo a offrire il contratto ad Andrea Coda. Circa 150.000 all'anno, sarebbe ottimo. C'è un giocatore che a me piace veramente tanto, può giocare in tanti parti del centrocampo, è Romulo, ex Verona, che il Verona ha svincolato. Ho provato a prendere Romulo, ma nulla da fare purtroppo. Un nuovo acquisto per questo Parma, giovane, che ovviamente non è un top acquisto, però è un acquisto per il futuro. Secondo me potrebbe darci una mano in futuro, Gnore. Possiamo farlo crescere con calma. Quindi il primo acquisto di quest'oggi è di Gnaoré. La Fidelis Andria ha fatto un'offerta per Bove e lo mandiamo in prestito, anche se sinceramente Bove volevo testarlo prima. Però è un giocatore che secondo me ha bisogno di fare un po' di esperienza, e mandarlo in prestito dove giochi, spero, titolare, facciamo fondamentale, mettiamogli qua, secondo me potrebbe essere una buona cosa per la sua crescita. Quindi mandiamo Bove in prestito. In più la società ci paga anche il 70% dello stipendio. Un'altra squadra ha fatto un'offerta per Cassano. Il Cuneo ci chiede Leonardo Morfeo, il nostro giovanissimo in prestito. E nel frattempo arriva a parametro zero Andrea Coda, un difensore molto esperto che secondo me in Serie B potrebbe essere davvero un leader perfetto. E arriva anche Davide Di Gennaro. Molto, molto bene, due acquisti davvero da grandissima squadra. Il mister insieme al suo collaboratore si sta muovendo davvero molto bene sul mercato. Non dobbiamo fare degli acquisti troppo irrealistici. Proviamo a pensare dei giocatori che possono darci una mano per questa scalata alla Serie A, perché l'obiettivo principale è tornare nel calcio che conta. Arriva Davide Di Gennaro, quindi molto bene, sono contentissimo per questo nuovo affare, ma soprattutto sono contentissimo sia per l'acquisto di Coda, ma anche per quello di Gennaro, per entrambi, perché sono due acquisti da squadra che punta a qualcosa di importante. Raga, ho fatto un'offerta ad uno svincolato d'oro, che io davvero, un giocatore che io adoro, ho anche la sua maglia, quindi perché mi segue da tanto tempo sa di che giocatore forse sto parlando. È un ex Palermo e so che vi sto rompendo le palle col mio Palermo, però potrebbe davvero essere un acquisto assurdo. Nel frattempo io per Vinicius rifiuto. È vero, potrebbe essere un ottimo acquisto, ma un giocatore che
non ha quasi mai giocato. Vediamo qui. Allora, lo scorso anno ha fatto 34 presenze con la Salernitana in B, però. Due volte migliore in campo, un assist, 6.8 di valutazione media. Potremmo pensarci, però, io lo rimando ancora. Accettiamo Zonta, un altro centrocampista che si va ad aggregare alla nostra squadra. Questi giocatori però preferirei mandarli in prestito, poi se vediamo che non li utilizziamo. Rifiuto l'offerta che ho fatto precedentemente alla Juve per Guns, perché alla fine chiedono secondo me un po' troppo, e Guns lo scorso anno segna soltanto un gol in tutto il campionato, quindi evitiamolo. Ho messo qualcuno dei nostri giocatori in prestito, qualcuno l'ho messo anche nella lista dei trasferimenti. Il Rimini punta il nostro giovane Mazzocchi, il San Marino punta Ricci. Quindi accettiamo l'offerta per il nostro Mazzocchi che va in prestito, sono contento almeno a farsi le ossa. Idem per Ricci, li voglio entrambi come giocatori per la prima squadra. Zonta ovviamente preferirei tenerlo dato che l'abbiamo appena preso, quindi Zonta penso che rimarrà alla fine per attestarlo in questo primo anno in B. Carissimo Saber, ma cosa cazzo ti mangi? Intossicazione alimentare, starà fuori dai 6-8 giorni. Mazzocchi va in prestito a Rimini. Simonetti ha ricevuto tantissime offerte, ma tutte dalla Serie D. Le accetto tutte, poi dove va, va, a me non importa sinceramente. Però la cosa importante è che parte anche Simonetti in prestito, così ci togliamo tutti questi giocatori che sicuramente quest'anno non giocheranno. È difficile piazzarli vendendoli questi. Cucci infortunato, 4-5 settimane. Calvarese infortunato, dagli 11 giorni ai 14 giorni. Dodi, un giovanissimo, infortunato per 3 settimane. Che palle! Non ci posso credere, ma il Parma ha appena acquistato Kyle Lafferty. Raga, per me questo è un super acquisto, perché è un giocatore che conosco molto bene. So cosa fargli allenare per migliorarlo, per farlo diventare un finalizzatore perfetto. E secondo me, insieme a Gianluca Scamacca, oppure un alternato all'altro, possono formare davvero un attacco strepitoso in Serie B. Lo prendiamo a parametro zero, prende davvero pochissimo di stipendio. Secondo me Lafferty può diventare un acquisto quasi perfetto per questo Parma. Raga, andiamo ad aumentare il tasso tecnico della squadra con giocatori che costano davvero poco, perché sono svincolati e sono giocatori che secondo me in questa Serie B possono davvero fare la differenza. Ho fatto un'offerta per Marco Calderoni, ex Novara, Latina, Chievo, Bari, Grosseto, Piacenza, anche Palermo nel 2009. Lo scorso anno con Novara ha giocato tutte le partite segnando un gol, facendo 7 assist, e per 6 volte è stato nominato migliore in campo. Lo prenderemo a pochissimo, davvero circa 300.000 euro, però sono dei soldi che andrò a pagare a rate, quindi pochissimo verrà scalato dal nostro budget. Lo stesso giocatore è comunque impazzito perché mi chiedeva una barca di soldi, quindi ciao amico mio. Simonetti va in prestito al Monza. Il nostro primo avversario nella Coppa Italia, in questo nuovo cammino, è la Ternana. Allora, mandiamo in prestito il nostro giovanissimo portiere Koric, il 22enne bosniaco. Allora, io voglio che giochi titolare, ovviamente preferirei in Lega Pro e non in Serie D, quindi accettiamo l'offerta dell'Arezzo e andiamo a rifiutare due offerte che provengono dalla Serie D. Siamo a 9 giorni dalla prima gara ufficiale, cioè quella contro la Ternana. Vedete che sto andando avanti di molto perché molte trattative non ve le faccio quasi neanche vedere adesso, soprattutto mentre li cerco i giocatori delle trattative, alla fine ve le faccio vedere quasi sempre. Parte il nostro giovane Saporetti e purtroppo arriva la notizia che Cassano non ha accettato la proposta Parma. Il nostro giovanissimo Koric va in prestito all'Arezzo. Siamo ormai a pochissimi giorni dalla sfida contro la Ternana, sarà l'unica sfida che farò in questo episodio dato che abbiamo parlato tantissimo di mercato. Ragazzi, siamo alla vigilia finalmente della sfida contro la Ternana, che sarà la nostra prima sfida di questo nuovo anno. Siamo in Coppa Italia al secondo turno di qualificazione. Dobbiamo assolutamente, senza scuse, battere la Ternana. Queste sono le prime partite. Vediamo che spiccano le vittorie del Frosinone sull'Alto Adige per 4-1, Teramo Feral Pisalò 4-0, poi l'Avellino 2-0, eccetera. Poi tutte le altre le vedete anche voi. Perfetto, siamo al giorno della sfida contro la Ternana. Loro di solito giocano con un 4-3-3, occhio a Negro, ma anche a Devenatti. Non sarà una gara facile, mettiamo in campo ovviamente la miglior formazione possibile e cominciamo. Ho provato a mettere in campo la miglior formazione possibile, tra pochissimo ve la mostrerò e andremo a cominciare la prima ed unica sfida di questo episodio. Ma una sfida importantissima perché
darà una vera risposta a questo calciomercato. Ok, eccola qua: Rubini, Nunzella, Marchizza, Coda, Garufo, Di Gennaro, Saber, Melegoni, Lofaso, Boateng e Gianluca Scamacca. Le squadre sono già entrate in campo da Lennio Tardini di Parma per Parma Ternana. Prima partita ufficiale di questo nuovo anno, partita di Coppa Italia per noi. Dai che si comincia, dai che proviamo a vincerla. Boateng, il lancio dall'altra parte per Gianluca Scamacca. Accela subito Gianluca, dai Scamacca. Fino in fondo Gianluca, la mette in mezzo, non ci arriva nessuno dei nostri, peccato. Giro palla del Parma, eravamo partiti dall'altra fascia, adesso siamo sulla fascia sinistra con Nunzella. Nunzella va fino in fondo, fa tutto da solo, poi la butta in mezzo, Scamacca non ci arriva. La mette giù Melegoni, Boateng col destro, entra a fare Lofaso adesso. Fermato anche lui, la prende Coda e la mette avanti per Nunzella. Azione infinita del Parma, Nunzella va fino in fondo, almeno ci prova, Nunzella la mette dentro per Saber, bella palla, Saber per Boateng, Boateng dentro per Scamacca, anticipato. Calcio di punizione di Gennaro, deviata dalla barriera, peccato. Adesso Boateng sulla fascia, Boateng prova a mettere dentro ma sbaglia. Calciamo per il Parma, Di Gennaro la mette sul secondo palo, di testa Coda, poi Saber, 1-0 Parma, segna Saber, l'uomo che ha voluto dalla prima partita Mister Condispa, l'ho acquistato dal Piacenza e adesso il giovane Saber esordisce nel nuovo anno che ci porta alla Serie B con questo gol in Coppa Italia abbastanza fortunato, ma un gol decisivo, importante più che decisivo, scusate. Dopo i 3 minuti di recupero del primo tempo purtroppo si fa male Boateng, al suo posto faccio entrare Barreto. Comincia la ripresa quindi con questo cambio che vi ho appena detto, speriamo di chiuderla il prima possibile per non rischiare. Calcio punizione di Gennaro col sinistro tra le mani di Taliento. Barreto, il lancio avanti per Gianluca Scamacca che è un po' troppo da solo. Scamacca allarga molto bene il gioco per Lofaso. Lofaso può correre, corre Lofaso, ancora lui, Simone Lofaso in prestito dal Palermo anche quest'anno. Saber dentro per Scamacca, si gira Scamacca col destro, parata del portiere avversario. Lofaso fermato, recupera poi Scamacca, è entrato Lafferty, sta per entrare Lafferty, scusatemi, per Lofaso. Lofaso tiene palla adesso, ultima azione forse per lui. Saber per Barreto, Barreto sfida l'avversario in velocità, Barreto in aria, la mette dentro, Scamacca! Non smette di segnare anche in questo nuovo anno, Gianluca Scamacca, primo gol per lui in questo nuovo anno. Mamma mia, 2-0 Parma, battiamo comunque per adesso una squadra forte e pronta per questa Serie B come la Ternana. La partita finirà infatti così, dal Lennio Tardini di Parma, il Parma batte la Ternana per 2-0, una vittoria solida da grande squadra. Migliore in campo, Riccardo Marchizza. 13 tiri e 3 in porta contro soltanto i 4 e i 0 in porta per la Ternana. Davvero una prestazione grandiosa. Riceviamo anche 10.000 euro per aver passato il turno di Coppa Italia. Lafferty torna nel calcio italiano e invece Boateng sarà fuori. Lo mandiamo immediatamente dal fisioterapista perché per una ferita al capo, quindi stiamo attenti. Il Parma la prossima gara giocherà contro il Sassuolo. Che culo. Vi riepilogo i nostri acquisti che sono Andrea Coda, Davide Gennaro, questi sono quelli principali, e Kyle Lafferty. In più tanti giocatori presi in scadenza di contratto a parametro zero come Gnaoré, Kosnic preso in scadenza di contratto lo scorso anno e è arrivato soltanto adesso, Zonta dall'Inter, poi chi mi dimentico, Luca Coccolo, tutti gli altri che sono nell'under 20 che andranno via in prestito. Davvero, e Boateng, non dimentichiamocelo, davvero per adesso un'ottima campagna acquisti. Fatemi sapere voi cosa ne pensate attraverso un commento e mi raccomando, iniziatemi a consigliare, ovviamente, qualche altro giocatore da acquistare prima della fine del mercato, ovviamente. Quindi lasciate un bel pollice in su, raggiungete 1000 mi piace per avere un altro episodio domani, non dimenticatevi di commentare perché è davvero molto importante. Provate a raggiungere i 300 commenti sotto questo video. In descrizione troverete tutti i miei social. Mi raccomando, non dimenticate di condividere il video e di iscrivervi al canale. Vi mando un abbraccio enorme. Ci vediamo domani, sì, domani con un prossimo video.